Ciao a tutte! Allora, innanzitutto è doveroso darvi gli auguri di buon anno, ve li ho dati già su Twitter e su Facebook, però ovviamente facendo un video oggi che è il 2 gennaio è veramente doveroso. E niente, tanti tanti auguri di buon anno, spero che abbiate passato un buon capodanno, almeno l'abbiate passato con le persone che vi stanno più vicine. Niente, vi auguro il meglio ovviamente per questo nuovo anno e basta. Volevo soltanto darvi gli auguri in un modo che non fosse eccessivamente melenso. Allora, in questo video, oddio, scusate, ho i capelli terribili oggi, però vabbè, fa niente. In questo video volevo un attimino farvi vedere degli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Alcuni risalgono anche a più o meno un mese fa, altri sono recentissimi, li ho fatti, non so, 3 o 4 giorni fa e niente, mi andava di farveli vedere. Alcune cose le ho prese ad un prezzo ribassato, non erano propriamente in saldo, però comunque erano in offerta al supermercato. E niente, so che non è molto oculato, è molto intelligente fare acquisti a una settimana circa da Capodanno, sì, da Capodanno, buonanotte, dai saldi, dall'inizio dei saldi, però sinceramente non so quanto potrò spendere durante i saldi e quindi niente, come vi ho detto, alcuni acquisti non sono esattamente recentissimi, quindi insomma faccio un video unico, anche perché se avessi aspettato i saldi sarebbe venuto fuori un video un po' troppo lungo e niente, quindi separo le varie cose. Ho una brutta cera oggi, non lo so, questi capelli mi fanno sembrare un po' pelata. Comunque, io sono stata, gli acquisti che vi farò vedere saranno, li ho fatti da H&M, Zara, anche se ho preso una cosa sola, e Pull&Bear mi sta dando un sacco di soddisfazione ultimamente. Ah, e poi ci sono due cose outsider, che vi farò vedere alla fine. Allora, sono stata appunto in questi 3 negozi. Ah, per tutte le ragazze, abruzzesi, io, ovviamente si sarà capito, frequento. Quando devo fare shopping, quando devo insomma girare per negozi un po' diversi, vado da Megalò. Ma si è capito perché comunque i negozi che nomino sempre sono quelli che stanno a Megalò, quindi 2 più 2 lo sappiamo fare tutte. E niente, perché comunque diciamo l'unico centro commerciale in Abruzzo un po' più fornito, cioè appunto H&M, Pull&Bear, ci sono le varie catene, Tezenis, eccetera. Quindi insomma si ha tutto a portata di mano ed è più comodo fare shopping. C'è Bijou Brigitte, Accessorize non c'è. C'è Bijou Brigitte, insomma ci stanno un sacco di negozi, quindi è inutile che io mi dilunghi più di tanto. Allora, dicevo, sono andata da Zara e c'erano veramente un sacco di cosine carine, soprattutto moltissimi maglioncioni, maglioncini lunghi, quelli a trama grossa erano veramente molto carini, però in pratica ho preso una sola cosa perché i prezzi erano un po' altini e sinceramente da Zara preferisco andare quando ci sono i saldi perché alcune cose sono veramente un filino costose. E niente, da Zara ho preso soltanto questo golfino, sono già le righe delle pieghe, ho preso questo golfino che è uno di quei classici golfini abbastanza leggeri, a collo alto, a maniche corte. L'ho preso per metterlo sotto ad un blazer, sotto il cardigan non mi piace, però magari sotto al blazer sì. Quando magari voglio essere scoperta e coperta allo stesso tempo, quando magari non voglio scoprire troppo il collo, magari fa freddo, eccetera. E questo è uno di quei golfini che ripropongono tutti gli anni ed è costato 12-13 euro. Vi dico, ho preso cose, soprattutto nella mia ultima puntata, ho preso cose che avevano un prezzo molto basso, che comunque anche andando in saldo magari non ci avrei guadagnato chissà quanto. Credo che questi non li mettano in saldo, sinceramente. E niente, da Zara ho preso soltanto questo. Da H&M invece vi faccio vedere le cose che ho preso nell'ultimo periodo. Da H&M ho comprato questa maxi felpa. Io spero che riusciate a capirne qualcosa. È una felpa molto lunga, arriva praticamente quasi sopra il ginocchio e ha praticamente, è
Asimmetrica, anche questa, io ho veramente la fissazione per le cose asimmetriche. È più cortina davanti, un pochino più lunga dietro e finisce un po' a coda. Ha questa stampa, e questa scritta e questa stampa sul davanti, e le maniche a contrasto nera, grigio felpa. A me il grigio felpa piace troppo. Io non sono un amante delle felpe, però infatti ne ho due, compresa questa. Però se hanno qualcosa di particolare, mi piacciono, insomma. In alcuni casi mi piace. L'ho già indossata ieri con i leggings e i biker ed è veramente carina. L'ho provata anche con degli skinny e i Dicker boots, e lo stesso, è veramente molto molto carina. È molto comoda, l'ho presa per lo più per quello, quando voglio stare un pochino più comoda, un po' più easy. E questa qui l'ho pagata circa 20 euro, ero indecisa tra questa e una felpa dei Kiss nera, molto molto carina, se va in saldo la compro perché mi piaceva veramente tanto. Insomma, alla fine ho preso questa, sotto consiglio delle amiche. Poi ho comprato una normalissima gonna a fascia, ho preso questa qui, che è normalissima, con le righe nere, e forse dalla videocamera sembrano bianche, però in realtà è una specie di rosa cipria molto 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 chiaro, un color cipria, normalissima, pagata 5 euro. In realtà ne avevo vista un'altra che era grigia e iridescente, però era un pochino tutta allentata, già rovinata, e quindi io ho preso questa in sostituzione. Poi ho comprato i pantaloni, ho trovato i pantaloni di pelle, questi circa 3 o 4 settimane fa, sempre da H&M. Volevo i pantaloni di pelle da tantissimo, veramente da tantissimo tempo, però non riuscivo mai a trovare il modello adatto, insomma il modello che mi piacesse. Alla fine ho preso questi appunto da H&M, che sono abbastanza semplici, sono ovviamente in ecopelle, con l'unica particolarità di questa specie di taglio sul ginocchio. Sono veramente molto semplici, hanno le due tasche davanti, la zip in vista, e poi dietro sono lisci senza tasche. Avrei preferito sinceramente che avessero le tasche, però diciamo che mi sono accontentata perché li cercavo veramente da tanto tempo, da Zara non li avevo visti, e niente, alla fine ho preso questi. C'è anche un altro modello, sempre da H&M, leggermente diverso, mi sembra che abbia le zip ai lati, e niente, è carino anche quello, le zip, forse una specie di toppa, comunque una doppia cucitura qui sul ginocchio. Questi qui li ho pagati 30 euro, alla fine un prezzo onesto, anche perché in genere i pantaloni di pelle che ho visto si aggirano un po' tutti su questo prezzo, e li ho già messi, sono comodissimi, mi piacciono un sacco, e basta. Sono andata a dare uno sguardo nel reparto bambini, una mia amica doveva fare dei regali, e comunque in genere io ne vado sempre a dare un'occhiatina perché hanno cose molto sfiziose, i prezzi sono un pochino più bassi ovviamente, e le taglie a me insomma vanno bene, io solitamente prendo 13-14, comunque c'è anche la misura dell'altezza, e generalmente mi vanno bene, ovviamente dipende da cosa provate, da cosa andate a prendere. Ho trovato un golfino carinissimo, veramente carino, è questo qui, è un golfino in lana morbidissima, insomma in lana, poliestere, quello che è veramente molto molto morbida, di questo colore grigio melange con un pochino di peletti che escono fuori, e ha praticamente la parte di davanti, collo girocollo, alla parte di davanti completamente ricoperta di paillette, è lungo, mi arriva insomma metà coscia più o meno, lungo, maniche lunghe, dietro è normalissimo, semplice. E come vi dicevo, io ho comprato la taglia addirittura 158-164 centimetri, e gli anni non lo so, saranno 13-14, boh, comunque. E questa mi va benissimo, va veramente benissimo, e l'ho pagata, se non mi sbaglio, 14,90 euro, non di più. È troppo carina, messa con dei leggings oppure con gli stessi pantaloni di pelle, è veramente molto molto carina. E niente, io vi consiglio di dare uno sguardo da H&M dei bambini, perché
si trovano un sacco di cose simpatiche. Poi invece nel reparto dei ragazzi, insomma dei maschi, ho trovato una magliettina, una t-shirt, questa qui, la t-shirt con la stampa di John Lennon e la scritta Working Class Hero. Carina, molto carina. E questa invece l'ho pagata, anche questa mi sembra 14,95 euro, 14-15 euro, è veramente molto carina. Poi tra l'altro ho preso la XS, sì, ho preso la XS, e nonostante sia comunque una maglia da uomo, mi sta veramente bene, quindi anche in questo caso fatemi un giro nel reparto uomo, ogni tanto non si sa mai, si potrebbe trovare qualcosa di carino. Ah, io però questa l'ho presa nel reparto divided o divided, quello che è, perché i tagli del reparto proprio uomo-uomo sono un po' abbondanti, mentre invece nel reparto divided uomo sono un po' più fit, un po' più slim, e magari potete trovare qualcosa che sta un po' meglio. Passiamo invece alle cose che ho preso da Pull&Bear. Ho fatto varie puntate, forse almeno due o tre puntate, e ho preso alcune cose. Allora, visto che vi ho fatto vedere la maglietta di John Lennon, vi faccio vedere la maglietta dei Kiss che ho comprato lì, sempre da Pull&Bear. E una magliettina color grigio felpa, anche qui sono abbastanza monotona e noiosa, ha appunto il logo fatto così con la bandiera americana e i quattro ragazzi qui stampati in bianco e nero. C'era anche nella versione nera, qui ha delle borchiette, c'era anche nella versione nera con la scritta, quella con i colori originali, quindi rosso, arancione, rosso sfumato sull'arancione e sul giallo, però i Kiss non si vedevano tanto bene, quindi ho scelto questa. C'è ancora, io l'ho presa all'incirca un mesetto fa, però sono stata qualche 3 o 4 giorni fa e c'è ancora, quindi magari se vi interessa andate a dare un'occhiata. Tra l'altro, come vi ho detto, da H&M c'è la felpa. Ovviamente i Kiss è un gruppo che mi piace, non mi metterei mai una maglietta di un gruppo che mi fa cagare soltanto perché la maglietta è figa, parentesi, perché insomma si sa, quando le cose diventano un po' mainstream, un po' di dominio pubblico, magari non tutti sanno chi sono i gruppi delle magliette che portano. Piccola digressione. Poi ho preso questo golfino che indosso, vi faccio vedere, l'ho preso anche in un altro colore, ve lo faccio vedere nell'altra colorazione, e è questo golfino qui con questa trama carinissima che mi piace moltissimo. Non so come si chiami questo tipo di punto, comunque è una trama molto carina. Le maniche invece sono fatte normali, lisce, la lavorazione anche sul retro, collo alto. E ho preso prima questa qui color ruggine e poi, visto che ho notato che era particolarmente comoda, particolarmente calda, allora sono andata a prendere anche questa nella versione grigia, che è veramente fighissima, mi piace un sacco. È ovviamente un maglione normalissimo da usare per tutti i giorni, niente di particolare. Tra l'altro costano pochissimo, ci sono anche in varie colorazioni, ci sono nere, bianche o beige, c'era anche una specie di ocra, se non mi sbaglio, sì, l'ocra c'era, e in blu. Questi mi ricordo, e sono veramente caldissime e comodissime, costano pochissimo, l'ho pagata 15,99 o 16,99, comunque un prezzo veramente molto basso. E niente, ve la faccio vedere, questa qui grigia, è uguale, identica. Poi ho preso un cardigan perché avevo bisogno di un cardigan normalissimo, normalissimo nero, e questo è un semplicissimo cardigan di tipo di filo, non troppo pesante ma neanche troppo leggero, una specie di via di mezzo, ed è un cardigan semplicissimo con le taschine sul fondo ed è abbastanza lungo, arriva più o meno a metà coscia. Io non avevo un cardigan di questo tipo nell'armadio. Sapete quando magari avete tantissime cose e vi manca un pezzo
banalissimo, normalissimo e basico. Ecco, a me mancava un cardigan un pochino lungo, nero. E questo era praticamente in saldo, comunque in offerta, perché da 19,90 euro l'ho pagato 12,90 euro, se non mi sbaglio. Ah, anche la maglietta era scontata, perché anche questa aveva prezzo originale di 19,90 euro, io l'ho pagata 12 euro, 11 euro, 12 euro. E poi da Pull&Bear ho trovato la giacca, la mia giacca. Dovete sapere che io fino a qualche tempo fa, praticamente fino al momento di comprare questa giacca, non avevo una giacca, un giaccone. Sono ormai anni che mi copro d'inverno con i cappottini e, dato che lo scorso inverno è stato veramente piuttosto rigido, ho sofferto e quindi quest'anno mi sono decisa a comprare una giacca. Dopo varie e attente e meticolose ricerche, da Pull&Bear ho trovato questa. È un parca imbottito. Io, come sapete, odio i piumini. Ho un solo piumino che uso praticamente soltanto quando fa la neve, oppure quando capita che vado a fare un giretto in montagna, altrimenti è in soffitta adesso, per dirvi. Però comunque avevo bisogno di una giacca che mi coprisse e mi tenesse caldo più di un cappottino, che insomma si sa, i cappottini. Con i cappottini ci fa freddo, ecco, in breve. E niente, ho trovato questo parka. Molto molto carino, è di questo colore, praticamente è una via di mezzo tra un verde molto scuro e un marrone, senza essere né esattamente un verde né un marrone. E è molto carino, ha le tasche qui sul fondo, ha questo, non so come si chiama questo affare, questa decorazione, ha il cappuccio, cosa molto molto comoda, e poi aveva una cinta che però in pratica è a lavare perché ho lasciato penzolare fuori dalla macchina per un bel po', e poi ha praticamente la doppia imbottitura, vedete questa qui a quadratini, a rombi, si può togliere con questa zip. Si può togliere con questa zip e rimane praticamente un parka leggermente leggermente imbottito, che è possibile utilizzare magari in primavera oppure in autunno. Questa cosa l'ho trovata veramente comodissima. E tra l'altro non l'ho pagata neanche molto, perché l'ho pagata 40 euro. Questa ve la faccio vedere perché c'è ancora in negozio, l'ho vista proprio qualche giorno fa, quindi se mai vi interessa è abbastanza calda, la sto utilizzando veramente tantissimo, si adatta a diversi outfit, la cosa mi piace moltissimo. Con H&M, Zara e Pull&Bear ho finito, però volevo farvi vedere due cosine che ho preso da Bernardi. Bernardi non so se c'è anche nelle vostre città, comunque è un franchising di abbigliamento. Ha un tipo di abbigliamento un po' da signora, vira verso insomma l'abbigliamento da signora, però io ogni tanto ci vado spesso perché ce l'ho vicinissimo a casa, e ci vado spesso perché ogni tanto ha qualche chicca, qualcosa di veramente molto molto carino. Ci ho preso non moltissime cose, però le cose che ci ho comprato erano insomma molto carine. E qualche giorno fa stavo facendo un giro e ho trovato una cosa fantastica, cioè perlomeno a mio avviso. Ho trovato praticamente il gilet di pelliccia. Io mi sto un attimo fissando con le pellicce. Vorrei comprare una pellicetta, ovviamente finta e sintetica. Allora, qui faccio un attimino una parentesi, perché magari le ragazze che mi seguono un po' più assiduamente sapranno che sono vegetariana, non porto pellicce, non porto pelle, eccetera. Si potrebbe sollevare una specie di questione etica per quanto riguarda le pellicce sintetiche, il pelo finto, eccetera. Io sinceramente penso una cosa molto semplice. Io non devo dimostrare nulla a nessuno, nel senso, ho cose di finta pelle, ho i giubbotti necopelle, borse necopelle, ho anche altre cose con magari in finta pelliccia, e io so che è finta. A un occhio attento si vede che quando le pellicce finte sono finte. Oddio, a volte è un po' più difficile, però in generale una pelliccia finta,
o comunque una pelliccia vera si riconosce. Quindi io non credo di fare torto a nessuno indossando pellicce ed essendo al contempo vegetariana e rispettando ovviamente gli animali. Quindi volevo un attimino chiarire questa cosa, non perché ci siano state polemiche, per carità, però volevo un attimino chiarire questa cosa. Io non devo convertire né dimostrare niente a nessuno e niente, le cose che porto sono finte, sono obiettivamente e visibilmente finte, quindi non, diciamo che ho la coscienza pulita, cioè non faccio male a nessuno portando cose in finta pelle o in finta pelliccia. Io, chiusa parentesi, spero di essermi spiegata nel migliore dei modi possibili. Allora, vi dicevo, ho trovato praticamente il gilet di pelliccia. In realtà sono due, perché poi alla fine ne ho comprati due. Allora, uno è questo qui ed è nero, un po' effetto gorilla, perché a me sinceramente piacciono moltissimo le pellicette finte a pelo lungo, molto lungo, e questo è veramente a pelo abbastanza lungo. Ok, e questa è la versione nera, ha tre gancettini, insomma si può portare chiusa, ma io la metto per lo più aperta perché chiusa fa un po' troppo effetto gorilla. E poi l'ho presa anche grigia, questo grigio abbastanza particolare, molto molto carino. Sono identiche. Erano in saldo, sinceramente credo che fossero merce dello scorso anno tirata fuori quest'anno, perché le ho comprate qualche giorno prima di Natale e praticamente erano già in saldo. Sul cartellino riportava c'era il prezzo di 10 euro. Una volta che sono andata alla cassa mi hanno battuto, insomma in realtà il prezzo vero era 5 euro l'una, quindi calcolate che io per queste due ho pagato 10 euro, non potevo essere veramente più felice. Le ho indossate tutte e due sopra un cappottino nero e sono veramente carinissime, fighissime, e poi tengono un sacco caldo sinceramente, perché senza di queste avrei fatto sarei morta di freddo, e invece niente, tengono caldo, quindi ho fatto veramente un super super affarone. E boh, basta, questi erano i miei acquisti, credo che non ci sia più nulla. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile magari per i vostri acquisti, soprattutto i saldi, perché io non so se comprerò qualcosa ai saldi, insomma vedremo. E niente, io vi mando un bacio, vi metto il link del video sui regalini qui, ricordatevelo, se volete partecipare basterà lasciare un commentino. E basta, io vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!